1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono solo le ultime imbarcazioni arrivate a Roccella negli ultimi tempi. Scarpe, guanti, giubbotti di salvataggio, la sala comandi. Una siringa, dei medicinali. E questa imbarcazione era un vero e proprio focolaio di scabbia. Sulla scabbia ce l'ho la pietra. La scabbia. All'alba abbiamo visto questo natante, c'erano circa 70 emigranti. Guardate, la strumentazione è ancora accesa. Come vivete la presenza di tutti questi migranti? Stiamo sopravvivendo noi e arrivano loro per... Vi le dà fastidio questa presenza? Beh, diciamo di sì. Teme che Roccella sia una nuova Lampedusa? È molto peggio di Lampedusa. Non ci sono problemi. Lui, il suo amico, dice che vi tolgono dei diritti. Suo fratello dice che vi tolgono dei diritti. Mia mamma diceva sempre, dove mangia uno mangiano cinque. La maggior parte della comunità da quale parte sta? Assolutamente accogliente. C'è una gara di solidarietà continua. Cominciamo ad avvertire anche un senso di, come dire, di affaticamento. Sono arrivati dopo viaggi durissimi, a volte disidratati ed in cattive condizioni. Vere e proprie carrette del mare. Ecco i segni di un altro sbarco. I giubbotti di salvataggio, tanti giubbotti di salvataggio sulla spiaggia. Tutto Egitto? Egitto. You are from Afghanistan. Hi. What's your dream now? I want in the future a soldier, but... Soldier? Soldier, yeah. Dormono sui ragazzi? Dormivano, da oggi, ora li stiamo portando via perché è inagibile. Perché è inagibile. Ce la faccio vedere, ce la faccio vedere. Non c'è un buon odore, questo dobbiamo dirlo. La differenza con Lampedusa è che voi lo fate come comune e a Lampedusa c'è il governo. Esatto, siamo già a 160.000 euro di spesa. Noi per la famosa stagione estiva spendiamo 50.000 euro. Nessuno può essere tenuto alle cose impossibili. Stiamo aspettando delle risposte. Mi fermo qui.